Allora, buongiorno Sindaco Quinci, partiamo direi intanto da questo fine settimana appena trascorso, da questo ponte di festività. Sembra che ancora una volta la cittadinanza mazzarese abbia mostrato grande senso di responsabilità. E un weekend tranquillo, senza dubbio. Qualcuno in giro per la passeggiata di prossimità vicino casa, che è consentita, no? Nei 200 metri, entro un raggio di 200 metri a casa, tanta tranquillità in giro, i posti di blocco così come preordinati, devo dire un weekend sereno, un weekend di attesa, perché abbiamo tutti atteso le decisioni governative con la conferenza stampa delle 20 e 20 di ieri sera del Presidente Conte. E quindi un'attesa calma e tranquilla. Adesso bisogna vedere che cosa succederà, viste le determinazioni. E lì infatti volevo arrivare. Lei come lo ha letto questo, come l'ha letta questa conferenza stampa, questi contenuti del nuovo decreto? Io distinguerei due aspetti. Uno, quello emotivo, da parte di chi si attendeva la fine, lo scampato pericolo è un ritorno alla normalità, un ritorno che è necessario per tante categorie di lavoratori, professionisti, commercianti che hanno necessità di tornare a produrre e a produrre reddito, no? Per sostentarsi. E quindi proprio sotto il profilo psicologico emotivo abbiamo percepito un po' di delusione. Io spero che questa delusione non si trasformi in frustrazione e poi rabbia, perché poi comunque occorre razionalizzare. È chiaro che non si può passare da un periodo di misure di restrizioni così rigide improvvisamente a un tutti fuori, no? Ok? La percezione è che qualche categoria forse poteva tornare al lavoro un po' prima, mi riferisco per esempio ai servizi alla persona, no? Barbieri, parrucchieri, estetisti, che dovranno attendere il 1º giugno, ancora un mese, ancora 5 settimane di pausa, quando possibilmente gli stessi magari avrebbero potuto cominciare anche un 2 o 3 settimane prima, il tempo di mettere in campo tutti gli accorgimenti, 2 settimane e ripartire. Ecco, capisco bene le preoccupazioni del governo che ha voluto fare una misura omogenea per tutto il territorio italiano. Noi sappiamo, per esempio, che in Sicilia siamo stati molto virtuosi. Il presidente Musumeci ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti sotto il profilo del contenimento sanitario, no? Noi potremmo uscire dallo stato di emergenza almeno un pelino prima di altre regioni che invece sono ancora lì dentro, mi riferisco per esempio a Piemonte e Lombardia, no? E invece il governo ha voluto dare un segnale omogeneo a tutta la nazione, quindi tutte le regioni usciranno dallo stato di emergenza secondo un calendario uguale per tutto il territorio italiano. Questo comporta che territori come il nostro, che invece magari può essere pronto un po' prima, invece dovrà soffrire ancora un po' l'attesa. Quindi la mia preoccupazione, per dirla tutta, è che le categorie economiche che si sentono già preparate, predisposte, possono mettere in campo già nel giro di un paio di settimane quelle misure di contenimento sanitario, di cautela, che andranno messe in campo nei prossimi mesi, invece si trovano costrette a rimanere chiuse ancora un po'. Questo sicuramente ha generato un po' di delusione. Va Ne bene. abbiamo già la piena percezione di questo. Avranno avuto già notizie infatti che alcune categorie cominciano un po' a muoversi, domani e dopodomani ci sarà un flash mob di protesta da parte dei ristoratori mazzaresi. Noi incontriamo oggi i ristoratori, pizzerie, bar, pub, i gestori di queste attività. Li incontriamo alle 16 per ascoltarli. Avevamo sperato di avere notizie un po' più confortanti, però, ripeto, c'è un messaggio che arriva dalle decisioni del Presidente Conte, quindi da tutto il Consiglio dei Ministri. E il messaggio è: guardate che non è che siamo a pericolo scampato, dobbiamo a una situazione del tipo dobbiamo convivere con il virus. E quindi per farlo occorre che il passaggio sia graduale e per farlo occorre che
le misure che abbiamo messo in campo diventino abitudini di vita nei prossimi mesi. E parliamo di un periodo che può essere presumibile lungo quasi un anno, no? Quindi io non attendo che per un anno noi ancora gireremo con mascherine, guanti, stando a distanza e mettendo in campo tutte le misure di precauzione in ambito lavorativo. Tornando all'incontro di oggi, dicevo, alle 16 incontriamo esattamente questa categoria, li ascolteremo e preannunceremo loro le misure di tipo tributario che abbiamo messo in campo e poi quelle di tipo agevolativo per ripristinare e salvare questo scorcio di stagione estiva che comincerà un po' in ritardo ma che deve decollare, quantomeno per tutti i mazzaresi e per il turismo di prossimità. Se c'è un obiettivo che noi ci stiamo dando nell'immediato e completo, mi perdoni, è proprio quello di lavorare sul turismo di prossimità che sarà quello su cui si potrà puntare. Un'ultima annotazione, o meglio un suo commento. Ad alzare la voce di protesta in un certo qual modo sono stati anche i vescovi italiani. Lei come la interpreta? Se posso dire la mia, no? Sì. È stato un mezzo passo falso, nel senso che sicuramente la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto, non so se l'ha fatto, magari sì, interloquire con la CEI un attimo prima della conferenza stampa. L'impressione che ho avuto io è che l'organismo dei vescovi italiani sia rimasto sorpreso, no? Per cui non sia stato concordato questa restrizione ulteriore per la celebrazione delle messe, tant'è che il Presidente Conte, per correre ai ripari, mi sembra di aver capito, ha preannunciato già un protocollo con la CEI come atto collaterale, quindi al di fuori di questo famoso del DPCM che è uscito in data di ieri. Certamente i vescovi rivendicano la libertà di culto, no? Se si può fare un funerale con 15 persone che mantengano la distanza, si potrà fare lo stesso per le messe all'interno di chiese che sono locali molto ampi, garantendo ovviamente sotto la responsabilità dei parroci che tutte le misure di sicurezza vengano rispettate, no? Sicuramente sì. Ovviamente in questi contesti alcune delusioni, alcune proteste sono, potremmo dire, quasi appartengono alla normalità. Devo dire che ci sta, se mi permette un'ultima annotazione, no? Ci sta perché stiamo affrontando un periodo davvero complicato, dove nulla è conosciuto. Siamo in una traversata in un territorio a noi completamente sconosciuto. E da un lato si contemplano due esigenze. La prima, la tutela della salute di tutti i cittadini, la seconda, la tutela della dignità e dello stato economico. Noi davvero si passa dal rischio di morire da coronavirus al rischio di morire di fame. Non sono due situazioni facili, non è facile trovare un punto di equilibrio, per cui io mi attendo chiaramente che tutti coloro che in qualche modo si sentono svantaggiati da questo facciano sentire forte la propria voce, ma che lo facciano però in maniera civile e ordinata. Ecco, peraltro mi è sembrato di capire che vengono riconosciuti più potere ai sindaci. E ancora non abbiamo visto nulla al riguardo, no? Dovremo vedere. Questa è una richiesta di ANCI. ANCI dice al governo: le misure che voi dovete stanziare, dovete lavorare insieme ai sindaci, che sono gli unici che conoscono bene il territorio. Quindi non fate arrivare misure già preordinate e definite in tutti i dettagli. Date le risorse ai territori che sapranno bene come utilizzarle a seconda della propria specificità. Questa è la richiesta, in estrema sintesi, e mi sembra una richiesta ragionevole. Sicuramente sì. Bene, Sindaco, allora lascia il suo lavoro, che so che è tantissimo. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata.